1948 ero uno dei tanti giovani che uscivano da una guerra terribile che ci aveva privato della nostra, non dico dell'infanzia, ma dell'adolescenza. Allora, da giovane, la voglia di fare tutto, di recuperare il tempo perso, dipingendo, fotografando. La cosa più accessibile per me in quel momento era l'utilizzo di una macchina fotografica per tentare di documentare, vedere, fermare le immagini delle persone che frequentavo in quel momento. L'idea era proprio questa, che accentuare fortemente i disturbi e i contrasti, oppure accentuare enormemente le trasparenze, fare quindi delle stampe o dominante nera o dominante chiara, volesse dire dare quella novità, inserire quella differenza nell'immagine che la trasformava in arte. Le ho fatte per la grande curiosità che avevo di tentare di capire qual era la forma espressiva più adatta per me praticando. Quindi ho fatto i toni alti e cercando di dimostrare a me stesso che nei toni alti ero capace di farlo quanto gli altri, tant'è che Cavalli voleva che entrassi nella bussola. Ho fatto i toni bassi con Monti, la fotografia espressiva, e lì ho avuto parecchi riconoscimenti sia negli uni che negli altri, quindi è una soddisfazione. Negli anni 50 c'era un'altra tendenza che cominciava ad emergere ed era quella di un reportage sociale, ovviarsi del sociale, del rapporto sociale con gente del meridione e verificare come vivevano nel meridione. Quindi il sud, la parte interna del sud, della Calabria, dell'Abruzzo, della Basilicata, e nella civiltà contadina, nel vivere assieme a questa gente. Mangiavo con loro, dormivo con loro, li frequentavo e documentavo queste loro situazioni. Se voi pensate alla fotografia, sentite spesso parlare di splendide immagini, stupende illustrazioni, proprio ad esaltarne la sua funzione illustrativa, non espressiva. Personalmente, io credo che oggi e il futuro riserverà maggiore attenzione al progetto, alla progettualità, alla fotografia creata nella testa, non dalla macchina fotografica o dall'off camera, ma pensata e realizzata.